Umbria 24. È lunedì 7 ottobre, io sono Vincenzo Diocleziano e questo è Umbria 24 Daily, le principali notizie di oggi in pochi minuti. Seguici su Spotify, YouTube, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme per l'ascolto, dove vuoi, quando vuoi. Apriamo con la cronaca. Spaccio di cocaina nei boschi di Umbertide. I pusher che avevano allestito un campo di accampamento con tenda, fornelli da campo e cibo in attesa degli acquirenti sono stati spiati con i droni. I dettagli nel servizio di Enzo Beretta. Le forze dell'ordine di Città di Castello, con l'ausilio di unità cinofile, hanno arrestato tre persone di origine marocchina e albanese di età compresa tra i 43 e i 49 anni, accusate di spaccio di cocaina. Le indagini, iniziate a gennaio, hanno smantellato un'organizzazione che operava in bivacchi nascosti nei boschi di Umbertide. Grazie a intercettazioni e droni, gli investigatori hanno individuato un sistema di spaccio che sfruttava accampamenti nascosti. Gli spacciatori avevano allestito bivacchi improvvisati, completi di tende, fornelli da campo e scorte di generi alimentari, dove attendevano gli acquirenti che preannunciavano il loro arrivo tramite telefono. Sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina. Il GIP di Perugia ha disposto misure cautelari e avviato procedure per l'espulsione di tre indagati privi di permesso di soggiorno. A Terni è di nuovo Bandecchi Show. Durante il consiglio comunale è bagarre dopo la proposta del gruppo misto sull'utilizzo dello stadio cittadino per organizzare grandi concerti. Sentiamo Chiara Putignano. Riapertura! Allora, se il tema è dobbiamo portare in commissione la riapertura dello stadio Libero Liberati, non si può fare perché è sbagliato. Rifate la vostra mozione perché non c'è da riaprire un beato cazzo. Sindaco, la invito alla continenza sindaco. Lunedì mattina scontro sullo stadio Libero Liberati di Terni durante il consiglio comunale. Il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato contro Danilo Primieri del gruppo misto, proponente dell'atto in questione. Il consigliere chiedeva in aula di rivalutare l'apertura dello stadio per grandi eventi, come concerti. E dopo una discussione più o meno accesa, il sindaco ha dato in escandescenze dopo che Primieri ha chiesto il rinvio dell'atto in commissione. A seguito delle votazioni, 19 contrari e 9 favorevoli, l'atto non tornerà ad essere discusso, mentre il consiglio comunale è stato dapprima sospeso per i comportamenti di Stefano Bandecchi e poi interrotto del tutto. Ed ora l'economia. Da un lato l'automotive all'interno del polo chimico di Nera Montoro, dall'altro il Materbi del polo ternano. Timidi segnali di ripresa in Alcantara e Novamont, sempre più avanti nelle politiche green. Sentiamo Marta Rosati. Sono stati nuovamente assunti in azienda, almeno per un trimestre, 10 dei 69 lavoratori dichiarati qualche mese fa in esubero da Alcantara. A scadenza di contratto per loro non era arrivato nessun rinnovo, ma ora, nonostante la crisi del settore automotive, la fabbrica di proprietà giapponese sita a Nera Montoro di Narni vuole rilanciare le proprie produzioni e si è data un quinquennio per rialzare la testa, stimolando anche la forza lavoro con un premio di partecipazione. Intanto lungo la filiera del mercato dell'auto ci sono anche le metalmeccaniche in crisi. Faurecia, come noto, è in piena ristrutturazione e una riduzione di personale investe anche il tubificio di acciai speciali Terni, anche se dalla proprietà Arvedi minimizzano. Tornando al settore della chimica, invece, se a Terni c'è una nuova Moplefan che scalpita per riconquistare produzione, occupazione e mercato, nello stesso polo industriale c'è Eni Versalis che ancora non ha svelato i propri piani per Novamont. Intanto però l'azienda leader del Materbi fa uno scatto in avanti. A ciascuno dei propri prodotti d'ora in poi è associato un certificato di sostenibilità che dichiara al cliente l'impatto ambientale del processo produttivo della merce. L'azienda traguarda così in anticipo gli standard europei richiesti. Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta a rimanere ferito è stato un ragazzo di 24 anni che domenica mattina stava lavorando al molino di Ospedalicchio. Ci dice di più Stefania Supino.
Un operaio di 24 anni è rimasto ferito domenica mattina mentre lavorava in un molino di Ospedalicchio. Secondo la ricostruzione, il giovane, per cause che dovranno essere accertate, è finito con la gamba in un macchinario ed è rimasto incastrato, riuscendo poi a liberarsi autonomamente e quindi a chiedere l'intervento dei soccorritori. Il ragazzo ha riportato una grave ferita all'arto, ma non è in pericolo di vita. Nel molino di Ospedalicchio sono intervenute anche le forze di polizia e il personale del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL 1. Che ha compiuto il sopralluogo del caso e avviato le indagini per stabilire le cause dell'incidente sul lavoro. Rimane alto a Terni e nel territorio l'allarme sicurezza. Nel weekend tope d'appartamento in azione in zona Narnia in via Giaurro. Sentiamo Maria Giulia Penzosi. Tentato furto in appartamento domenica sera, intorno alle 19:30, in zona Figliaiola di Narni. Finestra danneggiata per una villetta, ma questa volta i ladri non sono entrati. A raccontare ad Umbria 24 quanto successo è stato il proprietario della casa. È la terza volta in un anno che l'appartamento e la zona vengono presi di mira. I ladri, che a settembre dello scorso anno erano anche riusciti ad entrare in casa e l'avevano messa a soqquadro, sono sempre scappati a mani vuote. L'accaduto è stato denunciato alle forze dell'ordine. A Terni, invece, sempre nel weekend, furto in un'abitazione in via Ciaurro. Casa sottosopra, danni e bottino di preziosi. In città rimane alto l'allarme sicurezza. È agli arresti domiciliari il 24enne, originario delle Marche, ma studente a Perugia. Bloccato sabato nel corso degli scontri avvenuti alla manifestazione a favore della Palestina a Roma. Lo ha deciso il giudice per le direttissime che ha convalidato l'arresto a carico del giovane, accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui la procura aveva sollecitato il carcere. Nel corso dell'udienza il ragazzo ha respinto le accuse. Si preannuncia una settimana all'insegna del maltempo in tutta la regione. Sentiamo le previsioni con Elle Biscarini. Ancora maltempo in Umbria, in arrivo altre due perturbazioni che porteranno prima temporali e piogge intense, poi raffiche di vento fino a 60 km orari. Nuova perturbazione in arrivo su tutta l'Umbria da martedì pomeriggio fino alla prima serata, veloce ma intensa secondo Fabio Pauselli di Umbria Meteo, che dovrebbe colpire a pettine, ossia con delle strisciate di pioggia che potranno portare fino a 40 mm in poche ore in un'area, mentre in un'altra, anche vicina, ci si potrebbe fermare a 10 mm. Il rischio di piogge abbondanti sarà omogeneo su tutta la regione. Mercoledì invece sarà una giornata più gradevole, con temperature ovunque sopra i 24 gradi, seppur con una certa nuvolosità. Per giovedì 10 ottobre è atteso il passaggio di una seconda perturbazione, con piogge in questo caso decisamente più contenute. Temporali isolati, ma vento forte su tutta l'Umbria, con raffiche che potranno raggiungere i 60 km orari e che potrebbero causare disagi. Infine, un po' di stabilità è attesa a partire da venerdì, quando il maltempo dovrebbe dare una tregua. Chiudiamo come ogni lunedì con lo sport. Il Perugia di Faroni stravince e pensa già al big match con l'Entella, mentre la Ternana affronterà in serata il Campobasso di Braglia. Gli ultimi aggiornamenti su calcio e volley umbro con Mattia Farinacci. Il Perugia guarda già all'Entella dopo il primo successo dell'era Faroni, conquistato con un rotondo 4-0 la Lucchese. Formisano già all'opera per studiare le mosse da opporre ai Liguri in un match che può certificare il processo di crescita dei Grifoni. Nel volley, la Sir volge le attenzioni a Modena dopo il sudato successo di Padova, mentre la Bartoccini cercherà la riscossa contro Vallefoglia. In casa ternana c'è attesa per il match di lunedì sera a Liberati contro il Campobasso, con le Fere che con una vittoria si riporterebbero una sola lunghezza di distanza dal Pescara, lanciando la primavera minifuga a tre con gli abruzzesi e la Virtus Entella. Mister Abate dalla sua rassicura i tifosi, annunciando che i rossoverdi sono pronti a battagliare. Queste erano notizie della giornata. Per approfondimenti potete trovarci su tutte le piattaforme social e su www.umbre24.it. Grazie per l'ascolto. Umbre 24 Daily torna domani. Questa è una produzione Umbre 24, speaker montaggio e ottimizzazione Vincenzo Diocleziano, supervisione e coordinamento Maria Giulia Penzosi, sigle e musiche Cristian Botti e Francesco Biccheri.